Tra le novità di quest'anno abbiamo scelto di dedicare il festival ad Elea, perché secondo me Elea deve diventare un grande attrattore, non può essere lasciata a se stessa, ma deve essere un punto di riferimento per un turismo culturale importante. Tant'è che ci sono due artisti che lanceranno un messaggio molto importante. Uno è Ferdinando Vassallo, dove farà un'installazione sia domani che stasera, che è già in corso, Homo Cellularis, e domani farò un pezzo dedicato a Elea con la ceramica, mentre poi domenica, a conclusione del festival, ci sarà un attore importante, che è Andrea Renzi, che farà un reading sul Mediterraneo, tra cui uno di questi pezzi è dedicato appunto a Velia. Come sempre una giuria di qualità. Sì, una giuria di qualità, da Elisabetta Pandimiglio, che è un'autrice, autrice e regista di grande profilo, ha vinto tanti premi sia nazionali che internazionali, Antonello Carboni, che è un regista sardo, che è anche lui vincitore di premi. Sono due giovani autori, registi molto bravi, e quindi quest'anno ci sarà una giuria di grande qualità, insomma. Ecco, lei non ha mai quasi abbandonato Ascea, ecco, questo comune l'ha ospitata sin dalla prima edizione. Sì, questo comune, diciamo che il festival è nato qui con la Convenzione Europea del Paesaggio, anche siamo stati un po' pionieri per quello che è successo dopo, riconoscimenti dell'UNESCO al parco e anche della dieta mediterranea, perché nella prima edizione abbiamo unito i due siti archeologici. Anche quest'anno c'è stata una premiere a Pestum per lanciare un messaggio forte su Velia, presentando dei film e facendo un meeting proprio dedicato a Velia partendo da Pestum. Qual è il messaggio più bello che vuol lanciare da questa 21esima edizione? Il messaggio più bello è quello che le nuove generazioni devono guardarsi intorno, rimanere in questo territorio, perché è un territorio dalle mille potenzialità, e cercare di trovare le risorse occupazionali proprio dalla cultura, perché questo territorio è una risorsa culturale molto importante, basta canalizzarla nel verso giusto, e dovrebbero essere attenti sia le popolazioni che le istituzioni a lanciare questi messaggi di sviluppo, di rilancio e così via. Il nostro festival nel suo piccolo lo fa, però abbiamo bisogno di sinergie e di collaborazioni.